Siamo oggi qui con una puntata di Oltrecultura dedicata alla mostra di Giuseppe Colombo insieme al professore Paolo Nifosi. Una mostra importante dove vengono raccontati i 15 anni della vita di quest'artista. Mi dica, professore, com'è stato allestire questa mostra? Beh, credo che sia stata una bella esperienza, perché poter esporre 65 opere di Colombo consente di comprendere la bellezza della sua pittura e anche il percorso che ha fatto dentro la realtà in cui ha vissuto, insomma, per cui noi andiamo dai ritratti i familiari, andiamo a quelli che possono essere gli ambienti dell'interno di una casa, oppure possono essere anche quelli di un giardino, di un paesaggio, o possono essere nature morte, o possono essere nudi. In fondo, attraversando quello che è la sua esperienza diretta sullo sguardo e sulle emozioni che lo sguardo riesce a determinare, con un sottofondo di base che percorre tra tutti i dipinti di Colombo, che sono i classici, insomma, cioè è l'esperienza che attraversa dalla pittura del 400 italiano, insomma, dal Botticelli al Ghirlandaio al Pollaiolo, per andare poi al 600 olandese, al 600 fiammingo, o da Vermeer a Rembrandt, oppure al 600 italiano col Caravaggio, o ancora agli artisti dell'Ottocento, dai neoclassici, da Ingres a David, come può essere anche a Courbet, oppure a Degas, per andare poi ancora una volta ai classici del Novecento, del secondo Novecento, ai grandi pittori quali Balthus oppure Freud. Voglio dire che questa esperienza, direi, della pittura consapevole, della bella materia, della bella pittura, diventa sguardo contemporaneo sulla realtà che vive in un luogo che sono gli Iblei e che è la sua terra. Quindi uno studioso dell'arte comunque è stato, si vede che ha approfondito durante tutti i suoi studi, tutti gli anni della vita artistica italiana e non, ma sempre molto legato quindi alla famiglia, quel sentirsi a casa, ecco. È legato a quello che vive, insomma, quindi cioè in fondo che cos'è l'esperienza di un pittore? Possiamo dire lo stesso dell'esperienza di uno scrittore, cioè quello di scrivere di quello che è il vissuto, oppure per un pittore è dipingere l'esperienza e il vissuto. Questa esperienza deve diventare sempre più oggettiva, cioè deve diventare di tutti, insomma, deve essere espressione di una comunità nazionale, italiana o internazionale. Cioè questo qui è la capacità di passare dal soggettivo, dal personale all'universale. Bene, credo che questa esperienza nella pittura di Colombo ci sia. Curatore della mostra Tonino Cannata, una mostra che racconta appunto questi 15 anni della vita di Giuseppe Colombo, un artista che è conosciuto forse più all'estero che nel suo paese d'origine, Modica, e appunto si è voluto dedicare a lui questa antologica. E forse per confermare che nessuno è profeta nella sua patria. Sì, sicuramente mi sono reso conto che Giuseppe Colombo è più conosciuto fuori che non nella sua città natale, che è in Modica. Il nostro sforzo, la nostra idea, il nostro progetto primario è quello proprio di far conoscere Colombo alla sua città, ai suoi concittadini, al territorio ibleo dove lui vive, dove lui lavora, perché poi alla fine i quadri ci raccontano sempre del nostro meraviglioso territorio.
un artista nato a Roma, perché nei suoi studi è stato conosciuto a Roma, conosciuto a New York, Finlandia, ultimamente anche in una mostra a Palermo l'abbiamo trovato, ora a Modica, dove vediamo, riscopriamo in tutti i suoi quadri, soprattutto la sua donna amata, Eleonora. Questo attaccamento alla famiglia, forse perché legato pure alle sue origini? Ma forse questo è un po' intrinseco della nostra natura stessa, di tutti noi che siamo proprio attaccati alla famiglia, al nostro territorio, alle nostre cose. Dicevo scherzosamente che Eleonora è la protagonista principale di questa mostra, lo dicevo a lei proprio due minuti fa. E i quadri, devo dire che forse non molti lo sanno, ma una buona metà dei quadri che state vedendo in esposizione provengono da Milano, da Bologna, da Treviso, da Venezia, da Belluno, da Roma, da Bari. Cioè Giuseppe ha già un collezionismo molto diffuso che va molto oltre la circoscrizione, insomma, del nostro territorio. Abbiamo visitato tutti quanti questa mostra e molte persone vicine e lontane hanno fatto visita tra questi quadri. Per te com'è stata? Un'emozione nuova? Raccontaci un po'. Sì, è stata un'emozione nuova perché era l'ultima mostra personale che ho fatto a Modica, è stata nel 99, quindi era molto attesa. Ho fatto tantissime mostre in giro, in Italia, all'estero, però a Modica mi mancava. Da tanto tempo appunto che dovevo fare questa mostra personale, avevo pensato di farla in alcune gallerie e poi mi è stata proposta questa del Carmine, è stata la soluzione migliore perché sono riuscito a raccogliere 15 anni del mio lavoro, quindi oltre a essere una grande gioia per me e per la città è anche un momento di riflessione sul mio lavoro. La prima mostra, appunto, ricordiamo che è stata forse in una piccola galleria a confronto, quindi si passa da uno spazio piccolo a uno spazio grande dove ho potuto esporre tante opere, anche vecchie. Sì, sono, diciamo, dagli esordi più o meno ufficiali del 99, anche se prima dipingevo già da prima del 98-99. Adesso sì, il tempo passa e si accumulano gli anni e per fortuna si accumulano anche le opere. Abbiamo visto che comunque un volto è molto continuativo, quello di Eleonora. Infatti alcuni hanno detto forse è la vera protagonista della mostra. Sì, certo, Eleonora è una protagonista perché io dipingo tutto ciò che mi circonda, le cose a me vicine. Credo che si dipinga meglio ciò che si conosce bene, quindi i paesaggi, oltre alle figure, alle persone care che si possono vedere in questa mostra, sono paesaggi che io frequento abitualmente, quindi è una cosa imprescindibile quella di dipingere le cose che ho accanto, perché le cose che ho accanto le conosci meglio e anche in vari momenti del giorno sai qual è il momento più bello per ritrarle. Un artista conosciuto soprattutto all'estero, ricordiamo che hai fatto anche delle mostre a New York, oppure a Milano, ci sono delle opere tue che appunto sono di collezionisti di Milano, quest'estate sei stato anche fuori, quindi forse più conosciuto all'estero che nella tua città natia. Eh sì, perché comunque il sud è un posto bellissimo dove vivere, ma forse non è bellissimo dove lavorare, perché comunque l'arte è legata al commercio dell'arte e quindi anche a un certo giro di denaro che deve per forza di cose girare intorno ad essa. Come sappiamo, la Sicilia non è una terra ricchissima di denaro, quantomeno, e quindi per forza di cose si è portati ad andare fuori. Poi ogni volta, ogni mostra è un invito che mi fanno, quindi come a Milano, a Bologna, o a New York o a Helsinki, insomma vengo invitato e molto volentieri, ecco, partecipo ogni volta.
Presente insieme a noi la moglie dell'artista Eleonora. Come ti sta sembrando questa mostra nella sua prima antologica qua in questa bellissima location? È bella, molto bella, sono contenta che la città di Modica ospiti le opere di Giuseppe, che anche noi abbiamo rivisto con molto piacere dopo anni di lontananza, perché molte sono opere che sono fuori, insomma, acquistate da persone fuori dalla Sicilia, quindi è bello, un bel momento, sì. Un'emozione per te rivivere questa crescita, penso, dell'artista? Sì, beh, un'emozione, soprattutto mi fa piacere per lui, perché la sua storia è una storia di semplicità, di concentrazione su poche cose fondamentali. In cima alle cose c'è sempre la pittura, quindi sono contenta per lui. Mostra di Giuseppe Colombo, un artista modicano molto conosciuto all'estero, qui finalmente con la sua prima antologica. Come le sta sembrando questa mostra? Bellissima, io già conoscevo qualche sua opera e non finisce di stupirmi veramente. Beh, il primo impatto sicuramente è di grande emozione, anche se non siamo, diciamo, addetti ai lavori, non conosciamo bene gli aspetti, diciamo, intrinseci della pittura e dell'arte di Colombo, però sicuramente è una grande emozione, unica, quella che si prova con i grandi quadri quando vai al Louvre o cose del genere. Io ho provato la stessa emozione, soprattutto all'ingresso. Giuseppe intanto è un mio caro amico, lo conosco da tantissimo tempo, abbiamo condiviso anche molte esperienze espositive assieme. È una mostra, come dicevo poco fa, che lui meritava nella sua città. Era un dovere per Modica esprimere una mostra del genere, quindi io sono contento che questi lavori siano visti da tutti i modicani, perché è veramente un artista che merita tantissimo. No, io vorrei leggere invece quello che ha scritto mio figlio a Giuseppe Colombo. Caro Giuseppe, uccello spensierato che voli fra gli alberi con piccoli fiori rosa e bianchi, per me sei un'ombra furtiva fra i tuoi quadri. Ciao, da Elisabetta. Interessante. Decisamente, comunque i quadri sono belli da vedere e comunque non sono troppo complicati, si capiscono abbastanza facilmente, nonostante noi non siamo proprio del settore. Sì. Sì, dipinge la realtà circostante, quello che lo circonda, quello che lui vede, quindi sono anche fruibili da un ampio pubblico. Giuseppe Colombo, un artista del luogo, forse poco conosciuto a Modica, ma come le sta sembrando questa mostra? Molto interessante, veramente utilizza varie tecniche pittoriche, cioè riprende un po' quello che è la mentalità del momento, cioè tutto ciò che colpisce l'occhio viene rappresentato. Ed è importante oggi rappresentare anche le emozioni, le sensazioni che sono che imprimo direttamente nel soggetto. Paesaggio d'inverno, nella quella mostra di Giuseppe Colombo. Ha visitato bene o male tutta la mostra o è appena arrivata? No, sono appena arrivata, ho visto solo i primi quadri. Come le sembra già dei primi quadri questo artista? Beh, sono molto, come dire, di primo impatto, cioè sono molto appariscenti, facilmente si apprezzano perché sono quasi delle foto. Comunque ci sono, è la luce soprattutto che mi piace di questi quadri, soprattutto qua il mandorlo in fiore mi sembra dolcissimo. La mamma dell'artista presente qua alla prima antologica del figlio Giuseppe Colombo, una grande emozione per lei? Emozionantissima. Finalmente qua vede tutti questi quadri, sia vecchi che nuovi. Ma io neanche le sapevo che c'erano tutti questi quadri, perché ogni volta mica fa un quadro e me lo fa vedere, quindi neanche le conoscevo tutte queste opere. Un figlio molto riservato. Sì, pur a voglia come me. È una mostra bellissima, veramente non sapevamo di avere queste eccellenze nella nostra città di Modica. Sono contenta che possiamo vedere, possiamo osservare questa profondità del suo esprimersi. È veramente un artista ad altissimo livello, con queste luci, queste ombre,
Veramente sono contenta di essere qui questa sera e poter vedere, ammirare quest'arte che proprio... Ci sono dei quadri dove sembra che la natura esca fuori dal quadro e si mostra in tutta la sua profondità. È un lustro per la nostra città. Veramente sono orgogliosa di avere questo concittadino così eccellente. Spero che già nel mondo, come ci dicevano i relatori, è conosciuto. Spero che anche nella nostra città possa avere questa fortuna che si merita. Siamo qui presenti con una persona molto vicina a Peppe, la suocera. Come ha vissuto questa mostra e come vive il percorso artistico di Giuseppe Colombo? Il percorso artistico di Giuseppe l'ho visto crescere man mano. In pratica è più affettivo per me. Però ora, guardando queste belle opere che io, qualcuno la conoscevo, ma tante altre sono nuove anche per me, veramente devo dire che sono orgogliosa di mio genero e veramente gli auguro tanto, tanta fortuna, perché la merita tutta, in quanto ha avuto una tenace, una forza di insistere nella pittura, di precisione, veramente nel vedere le nature così come le vede all'occhio, con i colori belli dei nostri paesaggi e voglio dire quasi della mia casa, del mio giardino. Veramente penso che sia un ragazzo in gamba e che merita soprattutto. Si conclude così questa puntata di Oltre Cultura dedicata alla mostra di Giuseppe Colombo.